Ciao a tutti, voglio fare questa crostata, la crostata del sole vista in TV alla prova del cuoco, presentata da Natalina Cattelani. Farò però la mia pasta frolla, queste sono le dosi della pasta frolla, vi metto il link in alto, ma la solita frolla che faccio sempre: un uovo, un etto di zucchero, uno di burro, due di farina e un cucchiaino di lievito per dolci. Bene, vado velocemente a preparare la frolla. Sbatto le uova, aggiungo il burro che ho ottenuto a temperatura ambiente per 2-3 ore, vedete, è morbidissimo. Poi lo sciolgo un pochino con la frusta, butto giù la farina dove ho messo anche il cucchiaino di lievito e con le mani impasto la frolla. La lavoro un pochino sul piano di lavoro, ma poco, non troppo, e poi la farò riposare in frigo almeno mezz'ora. La copro con pellicola e la metto in frigo. Poi la riprendo, ho preparato già il contenitore dove metterla ed ho ritagliato, vedete, un disco di carta forno uguale al contenitore dove andrò a cuocere. Cerco di allargare, di stenderla, rotonda, uguale al cerchio, almeno ci provo. Ok. Potete anche mettere il foglio intero e poi ritagliare dopo. Poi vado a fare dei tagli, lascio il bordo all'incirca di 3-4 dita della mia mano e faccio dei tagli al centro, così una croce, sempre avete visto il bordo dove poi metterò la marmellata. Ancora, faccio un altro taglio. E ancora, e sono 8 spicchi praticamente. Ok, ora la vado ad adagiare dentro il suolo e aggiusto un pochino i bordi. Se avete un contenitore proprio per crostate è meglio, perché il bordo viene più carino, altrimenti io aggiusto così, tolgo l'eccesso, tanto poi in cottura si sistema. Ok, ho preparato la marmellata di albicocche, perché il sole naturalmente è giallo, quindi metterò questa marmellata. Ho finito quella di arance, altrimenti avrei messo la mia di arance, che sarebbe stato molto meglio. Ecco qua, come vedete ho finito di mettere la marmellata tutta intorno al cerchio e adesso alzo questi spicchi che ho tagliato così e li attacco solo alle estremità, li lascio così un po' rotondi, senza spingerli, senza abbassarli. Così rimangono un po' gonfi, tanto poi in cottura si sistemano. Ecco qua, sembra quasi un girasole più che un sole. Molto carino. Ora metto delle mandorle, delle scaglie di mandorle sulla marmellata. Bene. Ecco qua. Ho preparato un po' di latte con un pennello, spennello i raggi con il latte e poi ci metto la granella di zucchero. Ok, nel frattempo il mio forno è acceso a 180 gradi, però poi abbasso a 170 come dice la ricetta.
Farò cuocere all'incirca per 30 minuti, 30-35 minuti. Guardate com'è bella, molto carina, simpatica, vero? I bordi li sistemo un pochino con una forchetta, però se avete il contenitore giusto nemmeno serve. Eccola qua, la mia crostata sole. È venuta bene, che ne dite? Bene, amici, vi invito a rifarla perché è molto semplice, avete visto, è simpatica, è carina, è molto facile da fare. Vi saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video.